Buongiorno a tutti e benvenuti a questo editoriale. Oggi parleremo di G4 contro G5. Secondo alcuni, che raccolgono poi petizioni all'interno del territorio nazionale contro la quinta generazione, G sta per generazione 5 di Internet, perché è accusata di essere un veicolo di malattie, di cambiamenti di sistema e via dicendo. In realtà si sta assistendo a una guerra commerciale tra chi detenerà la tecnologia del G5 contro la tecnologia già consolidata che è il G4 e vede scontrarsi Stati Uniti e Cina da una parte e in mezzo l'Unione Europea. Chi detiene il maggior pacchetto, no, di queste G5? Sono cinque i leader che insieme rappresentano il 75% del mercato globale, con Huawei che ne vale da sola il 30%. E sono due aziende cinesi, la Huawei e ZTE, due operatori europei, sono la Nokia che ha acquistato anche Alcatel e Ericsson, e una americana della Cisco. In questi mesi si stanno depositando tonnellate scusate, di cavi, antenne, ma anche collezionando migliaia di pagine di report da parte di grandi aziende di intelligence, a partire dalla CIA, l'FBI, NSA, e consumando una delle guerre commerciali globali più imponenti degli ultimi decenni tra Stati Uniti contro Cina e l'Europa in mezzo. Ma secondo le stime, quindi questa guerra commerciale, secondo le stime del GSMA, il G5 porterà un contributo dell'economia globale di 2.200 miliardi di dollari entro il 2034, il 5,3% della crescita del PIL. I settori coinvolti saranno il manifatturiero e l'utility, cioè per un 35%, servizi professionali e finanziari, il 29%, settore pubblico, il 16%, l'ICT e commercio, il 14%, agricoltura e attività estrattive il 6%. Quindi è chiaro che chi controllerà il G5, perché è più veloce, perché è più ha una velocità immensamente più forte del G4, detterrà il potere di questa tecnologia. E sappiamo che chi governa Internet, chi governa questa tecnologia, governerà il mondo. Ecco perché è una guerra commerciale tra chi detiene il G4 e il G5. Il G5 soppianterà il G4 e sappiamo come gli Stati Uniti stanno combattendo questa guerra tecnologica contro la Cina, accusando la Huawei di spiare gli americani, eccetera. Io non metto in dubbio che anche questo possa essere vero, però sto a dire che prima di tutto c'è una guerra commerciale all'interno di questi due grandi colossi. Per quanto riguarda invece la sicurezza, riporto una citazione del Sole 24 Ore del 18 marzo del 19 che riporta un certo Frederick Yeidling, responsabile globale delle reti di Ericsson, e dice: nel 5G la sicurezza non è un elemento aggiuntivo, ma fa parte fin dall'inizio del processo di standardizzazione, anche perché è un tema particolarmente critico. Si pensi a una flotta di veicoli gestiti da remoto, per cui è chiaro che la velocità del G5 permetterà di gestire questo. Quindi chi raccoglie le firme contro il G5 in una società di concorrenza, in una società commerciale come l'attuale, fa gli interessi, non volendo magari assolutamente, fa gli interessi di chi momentaneamente è tecnologicamente più arretrato, cioè chi ha il G4, chi detiene il potere del G4. Quindi la posizione giusta non è G5 contro il G4 o viceversa, perché poi una volta chi ha vinto la guerra, poi commerciale,
Poi magari sosterrà che sarà se vince il C4 che il G5 fa male o viceversa, o non se ne parlerà assolutamente più perché studi diranno che il G5 è innocuo. Sappiamo che in una società capitalistica dove esiste la concorrenza, la vera scienza di specie non esiste, ma esiste la scienza cosiddetta scienza soltanto con interessi, che congloba gli interessi del gruppo vincente. Quindi la posizione di sinistra, una posizione giusta, non sarebbe patteggiare o essere partigiani di una tecnologia al posto di un'altra, ma sarebbe quella di mettere in evidenza e chiarire che prima di tutto è una guerra commerciale fra questi colossi che vogliono detenere il potere del mondo. E quindi sarebbe la prima cosa da fare, eliminare la concorrenza, eliminare questa società. Questa sarebbe la battaglia giusta, perché altrimenti poi ci troveremo sempre nelle solite condizioni. Prima era con l'acqua pubblica, poi con la democrazia calpestata, adesso con la sicurezza e via dicendo. Ebbene, questo lo dico, riporto un'affermazione di Marx, non perché non voglio fare niente, assolutamente niente, ma perché invece di fare una battaglia ogni volta per, non so, contro le grandi navi, perché ci sono interessi contro il MOSE, contro le grandi viabilità, eccetera, si dovrebbe fare prima di tutto una guerra contro questo sistema. Io non è per essere dotto, ma perché riporto quello che Marx dice in una sua lettera a Ruge nel 1843. E dice così: noi non ci presentiamo al mondo come dottrinari con un nuovo principio. Ecco la verità, in ginocchio di fronte ad essa. Noi mostriamo al mondo dei principi che il mondo stesso ha sviluppato entro di sé. Noi non gli gridiamo: lascia le tue lotte, sono delle sciocchezze, le vere parole d'ordine sono quelle che ti diciamo noi. Noi mostriamo semplicemente ed esattamente al mondo il perché della sua lotta, e la sua coscienza sarà un risultato che dovrà acquisire, che lo voglia o no. Quindi il fatto di lottare contro il G5 fa nient'altro gli interessi di chi detiene il potere del G4, ma la situazione non cambia. Quindi sarebbe da lottare e da sensibilizzare le persone, anziché due tecnologie, contrapporre due tecnologie, sarebbe da sensibilizzare l'opinione nel superamento di questo sistema basato sul profitto, sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, perché anche col C4 noi saremmo solo dei meri consumatori. Ciao a tutti e grazie per avermi ascoltato. Alla prossima.